Nella gamma Kia c'era un buco tra la Stonic e la Sportage nella gamma crossover. Bene, da adesso non più, perché arriva la nuova Kia Xceed, il crossover compatto che unisce la praticità di un SUV con il dinamismo di una berlina. Sarà vero? Beh, scopritelo con me con questo nuovo video. La Kia Xceed ha la medesima piattaforma della Kia Ceed, quindi appartiene al segmento C. In lunghezza misura 4,39 m, in larghezza 1,82 m e in altezza 1,49 m, con un passo di 2,65 m. La capacità del bagagliaio è di 426 litri, quindi più 31 litri rispetto alla Kia Ceed, e abbattendo il divanetto posteriore raggiungiamo la ragguardevole capacità di 1378 litri. La Xceed punta molto sul proprio design, estremamente personale, sembra quasi un concept, perché dalla piattaforma della Ceed appunto abbiamo una versione rialzata di tipo crossover con questi grossi passaruota in plastica, abbiamo questi fascioni neri a contrasto con la carrozzeria che perimetrano tutto il lato inferiore della vettura. La classica griglia anteriore Tiger Nose ci fa capire subito che siamo davanti a una Kia, ma abbiamo una griglia anche inferiore, abbiamo dei nuovi gruppi ottici più sottili e avvolgenti che invadono non solo il cofano motore ma anche la parte laterale della carrozzeria. Il posteriore invece si caratterizza per un lunotto molto inclinato, molto più inclinato per intenderci rispetto alla versione hatchback di Ceed. Sempre al posteriore abbiamo un portellone molto ben squadrato ad apertura elettrica e anche due scarichi ben visibili cromati. In più abbiamo un laterale con una linea di cintura molto alta e la finestratura rastremata. All'interno di Xceed la seduta è rialzata, tipica dei SUV cittadini, ma abbiamo anche un ambiente molto curato, molto fresco, molto giovane, perché vengono sapientemente mixate plastiche dure con similpelle che avvolge tutta la plancia. Interno porte hanno materiale soft touch e abbiamo anche dell'alluminio satinato. Ma mi piacciono molto anche tutte le personalizzazioni a contrasto di colore possibili. Abbiamo anche all'interno un grande schermo nelle versioni top di gamma da 10,25 pollici e un cruscotto interamente digitale, il più grande che sia mai stato messo su una Kia, da 12,3 pollici, che si chiama Supervision. Da questo cruscotto digitale possiamo appunto verificare tutte le informazioni del computer di bordo della vettura. Mi piace molto anche il volante, multifunzione, con questi inserti cromati che fanno tanto premium, e abbiamo anche tanto spazio per 5 occupanti. Infatti il passo di 2,65 m garantisce un'ottima abitabilità, e sul divano posteriore al centro c'è davvero un piccolo tunnel centrale. Sì, ma come si guida la nuova Xceed? Ebbene, non si guida come il solito SUV, perché qui le sospensioni sono state studiate appositamente per avere un livello di comfort superiore e graduale, quindi lavoreranno sempre in maniera progressiva senza andare a tampone in maniera brusca. Infatti è un'auto che predilige il comfort ma non ha un eccessivo rollio in curva. Io sto provando la motorizzazione 1.4 benzina turbo 4 cilindri che eroga 140 cavalli e la coppia di 242 Nm tra un range di 1.500 e 3.500 giri minuto. Le prestazioni sono buone rispetto al segmento di appartenenza, una velocità massima di 200 km orari e uno scatto da 0 a 100 coperto in 9,4 secondi. Non mi fa impazzire la trasmissione manuale a 6 marce, perché a mio avviso la leva a un'escursione troppo lunga, anche se le marce entrano puntuali in maniera secca.
In alternativa al manuale c'è il cambio automatico DCT a doppia frizione e 7 rapporti. La trazione è solo anteriore, non è prevista una trazione integrale. La Kia Xceed ha un prezzo di listino che parte da 22.750 euro ed è già nelle concessionarie italiane a partire da settembre 2019. E voi cosa ne pensate della nuova Kia Xceed? Vi è piaciuta questa sua silhouette da SUV coupé? Beh, fatemelo sapere nei commenti sotto a questo video. Seguiteci su tutti i nostri social e sul sito motorbox.com. Al prossimo video, ciao!